via! Bussa via! Oh! Oggi ci siamo miniaturizzati. Cosa vuol dire miniaturizzati? Rimpiccioliti. Siamo diventati piccoli piccoli per poter intervistare alcuni ospiti molto molto particolari che popolano questo prato, come potete vedere, sentire. Oh, vedo che stanno arrivando, per cui iniziamo subito. Io sono Daniel Lascar e questo è Orecchia Teatro a tu per tu sul palco. Qui parliamo di teatro ragazzi e ci immergiamo nelle storie insieme ai loro protagonisti. Scopriremo come nascono gli spettacoli e ospiteremo attori e registi e personaggi anche un po' assurdi. Chiudete gli occhi e preparatevi per l'immersione. C'è una calabrona, Simona. Una calabrona che prima volava, come tutti gli altri suoi compagni, ma che adesso non vola più. I suoi compagni calabroni le hanno detto che è troppo grossa per volare, che è illogico che voli. Così un giorno, al risveglio, non è più riuscita a spiccare il volo. Comincia quindi il suo viaggio iniziatico verso la riscoperta della sua vera natura. Arriva Rombo il Bombo, che va cercando Simona la calabrona, il calabrone femmina, insomma la calabrona. Ecco, perché c'è bisogno di fare una riunione di prato. Quella mattina è successo il caos. Rombo il Bombo stava provando le frenate in giro per il prato quando è andato a finire per l'ennesima volta contro la tela del ragno, il quale si arrabbia. Rombo il Bombo, delle mie 8 zampe pelose, guarda dove vai quando rombi in giro, e urla talmente forte che disturba il bruco che sta facendo yoga per uscire dalla sua zona di comfort e trovare il suo vero io, la sua pace interiore. Si lamenta, ma a quel punto le formiche escono dalla loro tana arrabbiandosi con chi invece fa chiasso di notte, come Guala la cicala. Guala la cicala, che stava riposando, esce fuori, risponde alle formiche prendendole in giro, le quali esigono una riunione di prato. Ci vanno delle regole: bisogna avere la patente e il limite di velocità per gli insetti volanti. A quel punto Rombo il Bombo chiede aiuto al Grillo, che è di solito quello saggio che mette insieme tutti, e il Grillo invece inizia a parlare in rima. Riunione di prato sia, sarà un inno alla democrazia, ma senza Simona non si può. E quindi dov'è Simona? Il punto è, Nina, dov'è Simona? Vabbè, Simona da quando ha ripreso a volare prova a trovarla. Ah, perché una cosa noi non sappiamo, noi non sappiamo che Simona prima non volava più. Perché? E cosa è successo? Perché Simona ha smesso di volare e perché dopo un po' ha ricominciato a volare. Intanto, sulla pace del prato incombe un pericolo: le rondini che stanno tornando verso nord. Siamo qui con Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone di Onda Teatro, che ci parleranno del loro spettacolo Il Calabrone non lo sa. Partiamo dal titolo, o meglio, dal sottotitolo, perché il vostro spettacolo ne ha uno molto particolare. Infatti si chiama Il Calabrone non lo sa, del volo e degli altri pregiudizi. Che cosa significa? Guarda, Daniel, noi siamo rimasti affascinati da questa frase di Einstein, un tizio con molti riccioli e sì, un po' abbastanza intelligente, sì, insomma, sì. E che dice? Un po' come Daniel. Con sì, sempre riccioli. Riccioli, sì. Che diceva? La conformazione alare del calabrone non gli permetterebbe di volare, ma siccome lui non lo sa, vola. Ecco, da questa frase è nato tutto lo spettacolo, perché vedi, a noi spesso succede, dicano che cosa possiamo, non possiamo fare. Ora dico, in quanto a capacità, non parlo delle regole, perché le regole ci servono per crescere, quelle sono necessarie. Ecco, noi pensiamo che sia così, ci dicono, non lo so, non sei abbastanza qualcosa, quindi non potrai fare quello. Invece magari abbiamo delle capacità che sono di più di quelle che ci dicono. Ecco, questo
è uno dei tanti pregiudizi che si possono provare. Cioè io giudico prima di sapere. Giudico per esempio che non potrò mai essere una stella del basket perché sono alta 1,5 metri, ma magari diventerò bravissima perché sarò super veloce e passerò in mezzo alle gambe degli altri giocatori che sono altissimi e farò il tunnel in mezzo per esempio alle gambe di Bobo che è molto alto, ma bravissimo anche giocatore. Anche se sei 1,5 metri. Anche se sono 1,5 metri, michino, ta 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 ta, velocissimo. Sì. Quindi i pregiudizi si possono e si devono superare. Ma in che modo i pregiudizi possono influenzare negativamente i bambini? E perché è importante imparare a riconoscerli? Beh, perché loro magari pensano di non saper fare una cosa senza averla neanche sperimentata. Io ho una figlia piccolissima che ha 3 anni e mezzo e per mia fortuna dice sempre faccio io, per cui ogni cosa da fare lei vuole farla, vuole impararla, e questo è un atteggiamento molto bello, cioè sono fortunato da questo punto di vista. Però è vero che noi adulti spesso non le incoraggiamo, non diamo fiducia alle loro aspirazioni, ai loro desideri. Diceva Rodari che bisogna ascoltare molto i bambini, bisogna stare attenti a quello che dicono, incoraggiare le nuove generazioni, imparare da loro addirittura, pensa un po'. Capito. Pensate che anche il Piccolo Principe è venuto qui ospite l'altra volta e ci ha detto la stessa cosa. Ma Simona la Calabrona è stata anche lei vittima di un pregiudizio. Mi racconti la sua storia, che cosa le è successo? Ecco, vedi... Vedi Simona, è un po' come hai detto tu prima, no? Quando è nata, insomma, il primo periodo di vita, era molto più grossa di tutti gli altri nel suo alveare, no? I suoi amici le dicevano, guarda che sei troppo grossa, se vai avanti così non potrai più volare, sei troppo grossa. E così alla fine, a forza di sentirselo dire, lei una mattina si è svegliata e non era più capace di volare. E quindi la mandano via, perché cosa serve un calabrone che non sa volare? Non serve a niente. Quindi lei se ne va via camminando nei prati, nei boschi, piangendo disperata. Alla fine arriva in un piccolo prato e lì incontra Rombo il Bombo, che è una specie di non so se sapete come sono i bombi, sono tipo delle api, no? però un po' più grosse e cioè non più muscolose in realtà, cioè in realtà sono più pelose, pelose sì, non hanno pungiglione però non pungono, però anche a loro piace un sacco il polline. Vabbè, insomma, Rombo il Bombo, ecco. Certo, se tu vedi uscire dall'acqua dopo aver fatto un bagno un bombo, ti sembra molto più magro perché sì, il pelo sì aderisce, esatto. E insomma, questo Rombo il Bombo introduce Simona la Calabrona agli altri protagonisti, ai suoi amici di quello prato un po' strambo, e questi personaggi diventano pian piano un po' la sua piccola famiglia. Però su di loro incombe un pericolo delle rondini che possono sempre tornare su e fare una strage, perché insomma, diciamocelo, anche loro hanno bisogno di mangiare, funziona così la natura, e lei a un certo punto riuscirà. Sì, vabbè, però io non ti dico più niente, perché sennò arriviamo alla fine e poi uno non viene più a vedere lo spettacolo. Quindi niente, basta, fine. Beh sì, ci avete già dato un bel assaggio. Ma questo prato, a quanto vedo, è popolato anche da molti altri insetti. Me ne presenteresti qualcuno? Mordono? Devo preoccuparmi? No, ma non ti devi preoccupare. E lui è il bruco. No. Cioè, il bruco, guarda, è quasi un filologo, fa yoga, fa sempre... Molto bruco, tranquillo. Buongiorno, signor Bruco. Ecco, lei sembra un tipo molto snodato. Sì. Ci può spiegare che cosa sta facendo e perché è tutto raggomitolato in quel modo? Pace interiore, vede? Io sto cercando di uscire dalla mia zona di comfort per poter diventare me stesso. Io diventerò Domitilla, la farfalla tranquilla, perché è questo che facciamo di lavoro noi bruchi. Noi siamo qui per sperimentare il cambiamento. Noi diventeremo farfalle, ma ci va un gran coraggio, un grande allenamento e molta pace interiore. Perfetto, segnato. Pace interiore. Ehi, ma che insetto affascinante! Non credo di avere il piacere di conoscerla. Lei è Guala la Cicala? Tesoro, come sei carino! Ho sentito parlare di te.
Mi sembri messo bene, hai tutto dove si deve, ma un po' di trucco male non fa. Rossetto, rimmer, cajal, caro, il mondo è crudele. Sono sempre lì a giudicare come canti, quanto pesi, come ti trucchi, le scarpe, i vestiti, le unghie, non va bene, no! Sono troppo lunghe, troppo corte, troppo mangiate, poco pittate, sono sbagliate, siamo tutti sbagliati. Allora sai che c'è? Danza e ridici su, vieni anche tu, dai! Oh no 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 no, scusami Bobo, ma io proprio lui proprio non mi posso avvicinare, c'ho la fobia da quando ero bambino. Guarda quante zampe c'ha! Ma no, ma vedi quanti pregiudizi? Ma quello è un ragno. Ma pensa agli eroi tipo Spider-Man. Che cos'è? Un uomo ragno. Eppure è un eroe riconosciuto da tutti. Tutta la popolazione aspetta che l'uomo ragno faccia giustizia. Un eroe. Vabbè, vista in questa ottica, buongiorno, signor ragno. Otto zampe, ragno. Ok. Respira. Buongiorno, signor. Posso chiederle di raccontarmi del suo rapporto con Simona la Calabrona? Simona, l'amica di Rombo, giusto? Sì, Simona, sì. Signora. Simona, mi sembra quella cicciottella, no? Sì, quella, ah, quella, cicciottella. Quella. Carne fresca, mi pare. Buona, una buona insetta, buona, sembra buona, insomma, vediamo se capiterà nella mia tela. Ripassi tra qualche giorno, vediamo, ma poi le confermo. Grazie mille. Senti, Bobo, questo ragno mi ha messo un po' di, come si chiama, l'agitazione. Ti va se andiamo a sederci lassù? Sì, andiamo, sopra, dai. Quella foglia di... non più so là? Cosa. Sì, più in alto. Ah, più in alto? Più in alto si può, meglio. Aspetta che non riesco. No, ma neanch'io, sei pesantissimo. Vabbè, aspetta, fammi salire sulle tue spalle. Okay, ma no, ma... Cioè, che ti tiro poi su io. Cioè, la protesi all'anca. Aiuto. No, E che ci voleva? Dunque, in questo spettacolo, Bobo, c'è anche un po' di Esopo, non è così? Ma sì che c'è, ma è gli animali, ma insomma gli animali, c'è anche la Fontaine in qualche modo, Leonardo, cioè voglio dire, la metafora degli animali, la società umana è rappresentata da questi animaletti che hanno le stesse dinamiche, come se fossero in un condominio. Ah, quindi un prato visto come un condominio, capito. Ah, guarda, c'è Silvia laggiù. Silvia, siamo qui, vieni a sederti con noi. Vieni, Silvia, lo so che sei piccola, ma cercami. Dai, tiratemi su. Usa la formica. Va bene. Salgono sempre. Ok. Stai attenta, eh. Eccoci. Senti, so che il vostro spettacolo ha anche un altro punto di forza, ovvero una sonorizzazione fatta apposta per voi, dal vostro sound designer. Sound designer. Vuoi dire qualcosa di più? Ma soprattutto il vostro sound designer, che insetto è? Il nostro sound designer è un insetto, un ricciuto, barbuto, buto, tipo Daniel, sì, tipo, sì. Daniel. Allora, vedi che ci sono degli animaletti che dove li metti pensano alla musica, cioè, ecco, lui è un po' così, ecco, lui ha tutti i suoi aggeggini personali, ecco, è un po' cicala, un po' grillo, ecco, un grillo cicala. E siccome nei prati ci sono tanti suoni, tanti canti di insetti, il vento, le foglie, insomma, abbiamo pensato di avere a modo nostro sempre un suono che ci accompagna, che a volte è un suono, a volte è un tema, a volte è una musica, un brusio, insomma, ecco, Mattia con i suoi tutti spippolini ci accompagna paziente in questo viaggio per il prato. Designer. Grazie mille. Beh, vogliamo aggiungere qualcosa a proposito di questo spettacolo? Beh, manca un elemento importantissimo che non abbiamo citato. Manca la scenografia. La scenografa con la scenografia. Sì, Claudia. La famosa Claudia. Claudia. Martore. Ha composto, ha realizzato, ha eseguito questa fantastica scenografia che noi ci portiamo in giro con questi containers. Questi tir, perché vogliamo sfatare questa diceria. Gli spettacoli devono essere agili, devono essere agili. Noi abbiamo uno spettacolo che non è agile, no, ma è poderoso. Poderoso, immenso. Poderoso. Se non ci sta in teatro, noi non andiamo. Più poderoso di un DPCM. Ecco, più poderoso ancora. E se non ci danno spazio, cosa facciamo? Noi non andiamo. Affittiamo il palazzetto, casomai. Ma sì. Per esempio, facciamo come la prima spazio. La scala. Uno spettacolo con personaggi molto, molto piccoli e con una scenografia molto grande.
Poderoso. Come dovrebbe essere la natura, con gli animali tanto piccoli e tanta, tanta natura. Bobo, in realtà so che presto debutterai anche con un altro spettacolo, non è così? Insomma, sì, diciamo che... qualcosa? Ma vedi, la filastrocca è sciocca, la si manda giù quando si è sciolta in bocca. La filastrocca in bocca, quando diventa sciocca, la si gusta di più. La si gusta di più. Chiaro, no? No, la si gusta. Chiaro, sì. Di più, più chiaro, no? Chiaro. Ma è una giacca. Vabbè, insomma, devo dirvi proprio tutto, insomma... No, ma noi abbiamo capito, magari chi ci sta ascoltando in realtà non ha intuito. Ma sì, ma si intuisce, insomma, vogliamo fare riferimento a Rodari, non soltanto ai 100 anni della sua nascita, perché è un personaggio talmente importante, con talmente tanti tipi di scritture, è scrittore, giornalista, autore di filastrocche, di teatro, insomma un personaggio tra i più importanti del Novecento per la letteratura per l'infanzia, e quindi non vogliamo limitarci al 100° anno. Rodari è da celebrare sempre, da celebrare tutto l'anno e per tutti gli anni, quindi il progetto si chiamerà Gianni Rodari 101, ma anche 102, 103 eccetera, un progetto senza limite di tempo. Quindi celebrare Gianni Rodari, celebrarlo sempre. Ma torniamo un attimo al nostro Calabrone. Alla fine mi sembra di capire che siamo tutti vittime di pregiudizi, no? Di tanto in tanto. Pensate che a me, ad esempio, una volta la mia vicina di casa era alla fermata della stazione, gli era caduto il foulard e io gliel'ho raccolto e gliel'ho passato, ma lei non sapeva che ero io e quindi pensava che fossi qualcuno che voleva disturbarla, e lei si girava da una parte e io continuavo a cercare di dargli sto foulard. È stata una danza, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Hai ballato con la signora? Più o meno, io continuavo a girarmi, lei continuava a girarsi dall'altro lato ed è stato un po' così. Poi la signora ha capito che ero il suo vicino di casa, ha preso il foulard e abbiamo finito il balletto. È un esempio calzante, Daniel. È un esempio calzante. Perché alla fine ci sentiamo giudicati dagli altri e giudicanti verso gli altri. Oppure può anche succedere che noi giudichiamo noi stessi, e quella è una cosa molto pericolosa, perché a volte non ce ne rendiamo neanche conto, no? Per esempio, tu hai raccontato questo tuo esempio della signora con foulard, io ti racconto il mio esempio. Quando io volevo fare questo lavoro, cioè l'attrice, tutti mi dicevano ma le attrici sono molto belle, molto magre, molto alte, molto Ferragni, tipo Ferragni style, no? Certo. E io invece no, e allora insomma io per un po' non ci ho creduto, ho detto vabbè, ma ci provo lo stesso, tanto che faccio, e poi è andata bene. E alla fine insomma è un po' difficile, però dovremmo tutti provare a cercare di capire chi siamo al di là di quello che ci dicono gli altri, e provare a fare quello che ci fa essere più felici, e quello che ci fa diventare un po' come nel bruco, che diventa farfalla, ecco, tirare fuori la nostra essenza bellissima e colorata. È un'ottima giocatrice di basket, sì, molto veloce, passa in mezzo alle gambe. Quindi non dobbiamo porre dei limiti agli altri, e bisogna spronarli, e non dobbiamo porci dei limiti, perché poi uno può diventare anche un grande giocatore di basket anche se uno è alto 1,20 m. Quindi abbiamo imparato che siamo tutti vittime di pregiudizi. Sono sicuro che anche voi avrete delle storie da raccontarci. Scrivetecele nei commenti e noi ci occuperemo di farle recapitare a tutti gli insetti di questo prato. Non tutti, il ragno lo lascio a te, Bobo. Se questo spettacolo vi ha incuriosito, lo potete vedere a teatro? Presto. Noi pensiamo che con la primavera il prato si risveglierà e avrà delle storie da raccontare. Sarebbe bellissimo. Il prima possibile tutti a teatro. Ringraziamo gli ospiti che sono stati qui con noi oggi, Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone di Onda Teatro. E il ragno? E il ragno lo lasciamo stare. Ah, non lo vogliamo salutare. Salutiamo anche il ragno. Vabbè. Grazie. Se non si vendica, eh. Mamma mia. Questo era il secondo episodio di Orecchie a Teatro a tu per tu sul palco, anche ad occhi chiusi. Ogni sabato alle ore 16 potete trovare un nuovo episodio sui nostri profili social e sul nostro sito. Faremo una piccola pausa natalizia, ma ci rivediamo il 9 gennaio con un episodio dedicato a un personaggio che tutti conosciamo e che ha una capacità molto speciale. Vi do un indizio: anche lui, come Simona, sa volare. Ciao, ci vediamo presto!
vecchio teatro.